Lorella di la guerra della France, col caporal s'apprête à bouquer. Sale tournera sur l'Occident de l'Anse, dis donc l'ami, ce qu'on peut plus t'en manger. Non est de camp, sale tourne tout d'un trac, revoit longtemps, et puis disant comme chat. Sa majesté, on peut d'une l'attaque, on peut marcher, les Tournaisiens sont là, on peut marcher, les Tournaisiens sont là, on peut marcher, les Tournaisiens sont là. La 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 la. Chartrand éclate la Belgique, tout d'un seul plan, à Bruxelles à voler, à pied qu'on veut, le briser en pratique, autour du parc, les gens verront se mousquer, les bras versants, qui ont été prendre la fiche, ont demandé, rechercher la guerre là, qui ont de son poids, qui ont dit ce ne sont planche, nous sommes sauvés, les Tournaisiens sont là. Nous sommes sauvés, les Tournaisiens sont là. Nous sommes sauvés, les Tournaisiens sont là. La la, la 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 la, la 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 la. Et si plus tard il faut donc en remanche, aux gens gentils, un belge seront prouvés, qui ont souffri pour délire cet âge de manche, bien dans le char, il faut de nous tuer. Et quand le roi, au moins des dépouillages, dira de sa fin, la miel là-bas, nous serions prêts, le bien du lavage, on s'en dira que les Tournaisiens sont là. On sentira que les Tournaisiens sont là. On sentira que les Tournaisiens sont là. La 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 la. Bonsoir et bien bon après-midi et bienvenue surtout à tous les amis qui nous suivent de la Belgique et plus notamment de Tournai. Allora, buon pomeriggio amici, benvenuti a questo ennesimo appuntamento, venerdì 17, e noi oggi parliamo di Belgio, come potete vedere dai colori, e più precisamente della città di Tournai. Questo è lo stemma della città, questo è il nome della città, lo potete leggere bene, con i colori appunto del Belgio. Per cui più di così oggi non potevamo fare. Cosa faremo oggi? Oggi parleremo di questa bellissima, antichissima città, Tournai, scritto in questo modo, Tournai, che è la più antica città non solo della Vallonia, ma di tutto il Belgio. E ne parleremo in maniera molto approfondita con Silvia Lenzi, la responsabile dell'Ufficio del Turismo della Vallonia in Italia, ma anche con una specialissima ospite che chiameremo direttamente a Tournai, e sto parlando di una persona che fa la guida turistica a Tournai, che ha un cognome ovviamente belga, ma anche un nome un po' difficile da pronunciare, si chiama Lucia Russo e calabrese di Vibo Valentia, per cui saluto tutti gli amici di Lucia che dall'Italia la stanno seguendo. Aspettate, abbiate pazienza, perché tra poco arriva Lucia. Bene, cosa cucineremo oggi insieme? Faremo una ricetta che è tipica un po' in tutto il Belgio, poi in ogni regione, in ogni provincia, in ogni città viene caratterizzata da un ingrediente locale. Sto parlando della carbonade. La carbonade tournaisienne che faremo oggi, e che è praticamente uno spezzatino di manzo stracotto, dovrà cuocere almeno 2 ore se non 2 ore e mezza, ma cuocerà in una birra scura, la Tournai Brune. La Tournai scura è una birra tipica di Tournai, il nome è scritto così ma con una Y alla fine. Sto facendo il gesto dalla parte giusta, sì. E dovrà cuocere appunto 2 ore, ma di questo ce ne occuperemo tra un po'. Per quanto riguarda il drink, invece Marco, speriamo
incrociamo le dita che riuscirà a collegarsi, altrimenti vi darò io il modo di cucinarlo, però intanto vi do gli ingredienti. Sto parlando del Napoleon Blanc à Part, è un cocktail che sta andando per la maggiore a tournée in questo periodo e tradotto vorrebbe dire Napoleone scherzi a parte. Allora, per quanto riguarda gli ingredienti, ecco qui che ve li do subito. Allora, per la carbonade alla tournesienne, aspettate che vi giro se non mi vedete. Un chilo di spezzatino di manzo, bello tagliato e bello magro, 250 g di cipolla già tagliata, 2 cucchiai di farina, un cucchiaio di zucchero di canna molto scuro, in realtà è un tipico zucchero di canna che ha un nome particolare e che ci faremo anche ripetere da Silvia, che adesso non mi ricordo, ma Silvia ce lo dirà tra poco. Un cucchiaino di senape, aceto, sale, pepe, timo, alloro, burro, olio, ma ovviamente, guardate qua, birra! Questa è un litro di birra scura, la tournée scura, già pronta per essere utilizzata. Per quanto riguarda invece, ah no, aspettate, se non trovate questa birra, la tournée ovviamente qui in Italia magari in questo momento è difficile, l'importante è che usiate una birra scura che abbia più o meno il 7% di tasso alcolico. Approfitto per fare un saluto a Jean-François Dumoulin, che è il responsabile dell'ufficio del turismo della città di Tournai, che ci sta seguendo in questo momento insieme a tutti i suoi colleghi. Donc, je vous passe un bonjour à tous les amis du bureau du tourisme de la ville de Tournai, et donc notamment Jean-François e tutti i colleghi. Allora, per quanto riguarda il drink, invece Napoleon Blanc à Part, servirà il Mandarin Napoleon, che è un liquore al mandarino, del gin, sciroppo di zucchero, cannella e succo d'arancia. Questi sono tutti gli ingredienti, ma io non posso iniziare questa puntata senza il più prezioso supporto che possa avere per parlare di Vallonia, in particolare di Tournai e di tutta la regione che circonda Tournai, ovvero Silvia Lenzi, della responsabile dell'ufficio del turismo della Vallonia qui in Italia, con sede a Milano. Per cui siamo pronti per chiamare Silvia. Voilà. Allora tolgo di mezzo l'orologio perché mi serve per il tempo. Eccola! Ciao Silvia! Romano, ciao, aspetta che fammi abbassare il volume di internet. Eccolo qua, ti sto seguendo in diretta, ti ringrazio. A Benvenuta! posto. Ciao Romano, come stai? Benissimo, e tu? Ottimo, ottimo, bene, bene. Allora, hai iniziato con questa bella canzoncina, Le Tournaisiens sont là, eh? È una canzone, non è antichissima, però ricorda la resistenza, la forza, la volontà, per un'identità forte che hanno avuto i Tournaisiens, gli abitanti di Tournai durante un certo periodo storico. Ecco. E questo lo si ritrova ancora oggi, eh? Qui siamo nella zona, siamo a pochi chilometri dal confine con la Francia. Siamo a circa 8 km dalla frontiera, circa 25 da Lille. Per intenderci, siamo nella zona di Chevesty, la zona dove è stato girato il film Benvenuti al Nord, il film francese, la commedia che tanti di noi insomma ha fatto ridere, sorridere per questo loro dialetto, questa parlata un po' strana che è appunto della Francia Piccarda, della Piccardia, e qui invece siamo nella Vallonia Piccarda. E tra l'altro, Com'era Silvia, Giacinto? scusa se ti interrompo, ma il testo della canzone che ho cantato, che ho cercato di cantare correttamente, era in dialetto piccardo in realtà, non era proprio francese puro, giusto? Infatti, la Vallonia Piccarda, esatto. E sei stato anche molto bravo, perché penso proprio che non sia semplice. Grazie, ci ho provato. Non è molto semplice, no, un po' diverso dal francese classico, in effetti, sì. Niente, ti dicevo che siamo appunto in questa zona, 25 km da Lille, un paesaggio bellissimo, siamo nel mezzo di due parchi naturali, il Pays des Collines e le Plaines de Lescaut, le pianure della Schelda, e in effetti Tournai nasce sul fiume Schelda e proprio per questo è una città che si sviluppa in diversi modi, nel commercio, nell'arte e anche nella religione. Ed è stata, come già hai accennato, la prima capitale del Regno di Francia, dei Franchi comunque,
Childerico, Clodoveo, insomma ci riporta ad un'epoca così tanto lontana. Tournai è detta la città bimillenaria, proprio perché è una storia antichissima, la più antica del Belgio, comunque tra le più antiche del Belgio, perché poi è difficile anche stabilire l'esatto anno di nascita di una città, non è facile. È detta la città dei cinque campanili e delle 500 campane. I cinque campanili sono i cinque campanili della cattedrale Notre-Dame, e questo rende la cattedrale di Tournai unica al mondo, perché appunto a cinque campanili, tutte e tre più o meno della stessa altezza, raggiungono circa gli 83 metri, ed è patrimonio UNESCO. A fianco della cattedrale c'è il Beffroi, la torre civica di cui abbiamo già parlato per le altre città, che è tipica, una costruzione tipica del nord della Francia e del Belgio, e anche lui è patrimonio dell'UNESCO. Per cui abbiamo già due edifici patrimonio UNESCO in una città che è tutto sommato piccolina. È una città però molto ricca, c'è un museo delle belle arti che tra l'altro è stato costruito da Victor Horta, il celebre architetto dello stile Liberty Arnouveau in Belgio, ed è l'unica costruzione, o tra le pochissime, che Horta ha costruito fuori da Bruxelles. All'interno di questo museo ci sono dei dipinti famosissimi di varie correnti artistiche, ci sono dei primitivi fiamminghi, per esempio, dei dipinti di Roger de la Pasteur, che è conosciuto come Roger van der Weyden, ma il suo nome originale è Roger de la Pasteur, nato a Tournai, poi c'è Bruegel il Giovane, poi ci sono dei dipinti del XVI-XVII secolo, per cui dei Rubens, dei Jordaens, ci sono gli impressionisti, dei Monet, e ci sono gli unici, c'è una piccola collezione, qualche dipinto di Manet. E sono gli unici Manet che esistono in Belgio in collezione in museo. Poi c'è la città, si è sviluppata, ti dicevo, nel commercio e nelle arti. Tournai è stato un centro importantissimo per la tessitura degli arazzi, per esempio, nel XV-XVI secolo. È stato un importante centro per le arti decorative, c'è un museo delle arti decorative dove ci sono esposti dei pezzi e degli oggetti meravigliosi, tra cui parte di un servizio che è stato realizzato su ordine del Duc d'Orléans, per esempio. Per cui una piccola città, ma che ha tanta ricchezza, è tanto ricca di tante cose, di tante curiosità. Tra l'altro stavo guardando, riguardando, risistemando alcuni documenti per il lavoro, e mi sono ritrovata sul cellulare le foto che abbiamo scattato a settembre a Tournai durante questa breve ma simpatica e bella passeggiata. E guardando queste foto ho detto: mamma mia, ma mi ricordo, era fantastico. Ho detto: se posto queste foto, qualcuno dirà: ma questa ha usato Photoshop? Perché c'erano dei colori meravigliosi, un cielo azzurro come non so che cosa, un sole tiepido, ed eravamo già quasi a fine settembre. Dei colori, la gente in piazza, una piazza vivace, colorata. Tra l'altro, la Grand Place di Tournai ha tutta questa forma triangolare molto strana che culmina appunto con la Torre Civica, e mi sono ricordato, insomma, ho avuto un bel ricordo riguardando queste fotografie. È stato veramente un bellissimo pomeriggio. E poi, come sai, io di solito quando racconto di una città vado anche un pochino fuori, per cui subito cerco di stare nei dintorni, ma insomma il Belgio è talmente piccolino che basta spostarsi di pochi chilometri per trovare delle altre bellezze da visitare. A circa 30 km da Tournai c'è un castello che si chiama Belleuil, che è detta la Versailles del Belgio, per la sua magnificenza, per il suo bellissimo parco, per tutto quanto il sito, per come è costruito. E è un castello che nasce nel XII secolo, credo, le origini, insomma, e diventa proprietà della famiglia dei Prince de Ligne, i principi di Ligne, a partire dal 1394, e da allora è sempre proprietà della stessa famiglia. Ed è
È bello fare una visita guidata al castello di Belleuil perché si hanno tante informazioni, tante notizie storiche sicuramente, ma c'è anche la possibilità, così si dice, che il principe entra, a un certo punto si fa vedere, no? Si aggiunge al gruppo senza dire niente oppure a volte salutando gli ospiti, i visitatori, per cui è una cosa molto, molto carina. E poi essendo un castello che ha una così lunga storia, insomma ci sono anche tanti, tanti aneddoti che noi oggi potremmo dire di cronaca rosa, no? Che sono così anche molto, molto se vogliamo, piccantini in certi casi. Ha una collezione di oggetti, di arredi fantastica, perché appunto essendo proprietà della famiglia da secoli, la famiglia ha collezionato, ha avuto dei doni, dei regali dagli amici. Le famiglie, le amicizie, insomma, importanti che aveva. Per cui per esempio ci sono oggetti che sono stati regalati da Caterina di Russia, oppure ci sono oggetti regalati, oggetti, vorrei dire, un letto a paladino regalato al principe di Bitinia del tempo dalla regina Maria Antonietta, per esempio. Lì ti viene da pensare, no? Ti dici, domandi, diciamo, però un letto a paladino regalato da una regina o un principe vuol dire che qualcosa, un'amicizia molto particolare, forse, chi lo sa. Oppure si parla di Casanova, per esempio, Casanova. Non parlava francese, però sappiamo, aveva tante amicizie femminili. Per mantenere queste amicizie, non sapendo francesi, chiaramente, non sapendolo scrivere, chiedeva al principe di Bitinia del tempo di aiutarlo a tradurre le sue lettere d'amore. Per cui tanti piccoli aneddoti simpaticissimi, e poi tra l'altro alcuni molto, molto belli e molto importanti storicamente, per esempio la storia, c'è una biblioteca al castello di Belleuil che conta 20.000 volumi. E se non sbaglio nel 1900 nel castello scoppiò un incendio e per mettere in salvo questi volumi, insomma, tutti gli abitanti del villaggio accorsero, no? Per salvare, perché il castello comunque dava tanto lavoro agli abitanti del luogo. E per salvare tutti questi volumi, che cosa si inventarono? Allora, le donne davano nei loro grembiuli quanti più libri potevano e poi facendoli scivolare sull'acqua del fossato, del giardino, dello stagno che era dintorno, dalla finestra, visto che era ghiacciato, facevano scivolare i libri dall'altra parte dello stagno dove c'erano altri concittadini che li raccoglievano, per cui insomma l'ingegno per salvare il castello che dava loro tanto lavoro. E sono delle storie bellissime. Lì vicino, senza andare troppo lontano, c'è un altro di castello che ha un'altra bellissima storia. Non mi dilungherò perché poi magari ne parliamo un'altra volta. È il castello di Lubigny, sempre origini lontane, nel XV secolo, che ha una bella storia. Una bella storia l'ha avuta una delle proprietarie, la contessa Maria di Legard Saint-Pierre, che durante la prima guerra mondiale trasformò il castello in ospedale per curare i soldati feriti e non solo, insomma, era un'infermiera e fondò tanti altri ospedali e tra l'altro fu fautrice del corpo della protezione civile belga, per cui grandi donne, grandi donne. Lasciamo i castelli per andare in un'altra cittadina, la piccola città di Ath, detta la città dei giganti, perché c'è una tradizione di questi grandi giganti che vengono portati in sfilata durante la quarta domenica
del mese di agosto normalmente, e è una tradizione antichissima che chiaramente ha origine da una prima processione religiosa, poi si sa nei secoli, no, il sacro si mischia un po' al profano e diventa comunque una grande festa, si chiama la Ducasse des Arts, che porta in processione non solo questi giganti, l'eterna lotta Ed è male, è sempre nel fondo, perché c'è il gigante Golia, per cui Davide Golia è sempre nello sfondo di queste storie, e non so, insomma è una festa molto radicata nella vita della città. Che altro dire? Siamo, abbiamo detto, la Vallonia Piccarda, siamo in una zona in mezzo dei parchi naturali, è una zona che conta circa 1600 km di piste ciclabili, per cui è una regione che può essere visitata, tutti questi luoghi possono essere raggiunti facilmente anche facendo un giro in bicicletta in questo meraviglioso paesaggio, attraversando villaggi, strade campestri e mangiando sempre molto bene. Ci sono dei posticini fantastici che uno non si aspetterebbe mai, bevendo birra buona. Ad Arz, per esempio, c'è la Lumias, che è tipica della città. Tournée, l'hai nominata tu prima, c'è la Tournée. Insomma, per trascorrere delle meravigliose giornate in una zona diversa, insolita, magari, che uno non si aspetterebbe, ecco. Ma c'è la zona delle Nonne, i dintorni di Tournée si può fare tanto e si può vedere tanto. Dimmi tu, Romano, ti è soddisfatta delle domande? Caspita, ci hai fatto una bellissima presentazione. Io non t'ho interrotta perché leggevo intanto i commenti che arrivavano. Ti sta salutando Tony da Liegi, che è soddisfatto della tua presentazione. Salutiamo Cécile Flagottier. Salutiamo Gaia Guarino e Silvia, e c'è un sacco di Françoise Wieser, Chiara da Aosta, e sono davvero tanti. Silvia, non ce la faccio a dirteli tutti, ma so che poi te li andrai a guardare uno ad uno e li saluterai personalmente. So che ci sono tanti amici che ci stanno seguendo invece dal Belgio, perché li vedo connessi, quindi ti chiederei anche a te un saluto per loro nella loro lingua. Bonjour. À tous mes collègues de Wallonie Belgique Tourisme et à tous les amis de Wallonie. Un grand merci à tout le monde et à bientôt. A bientôt. Allora Silvia, io adesso tra poco ti lascio, perché tu, come sai, devo fare un'altra videochiamata in Belgio, e più precisamente proprio a Tournée, dove la nostra cara amica Lucia Russo ci sta aspettando, che è la guida turistica poi di Tournée, non senza però prima chiederti di dare appuntamento alla prossima settimana, al prossimo venerdì, per fare un giro a Charleroi e nei suoi dintorni. E permettimi solo una cosa, Romano, sai che noi stiamo chiacchierando, diciamo tante cose, ed è vero che le persone ci seguono su Facebook, per cui hanno sempre tutti i nostri contatti. Lascio l'indirizzo del nostro sito internet, che è valloniabelgioturismo.it, dove troveranno sia le cose che io ho raccontato che tante altre informazioni, se vorranno dare un'occhiata per i prossimi viaggi. E io aggiungo anche di mettere un mi piace alla pagina Facebook di Vallonia Belgio Turismo. Allo stesso modo esiste una pagina Facebook con tanti contenuti, dove ogni giorno viene pubblicato appunto qualcosa da Silvia e dal suo staff. Benissimo, Romano, io ti seguirò allora per questa ricetta, sono sicura che saprai rendere omaggio a questa specialità, niente, ci risentiamo la settimana prossima? Assolutamente sì, nonché più tardi. Ciao Silvia, grazie. Come al solito, un bacio, Romano, grazie a te. Ciao, ciao. Ebbene, allora eccoci qua. Quindi io direi che a questo punto, prima di cominciare a cucinare, scusate, c'ho sta luce dietro la testa che faccio così sembro in croce.
Allora, io farei appunto la telefonata che stavamo aspettando e quindi ci colleghiamo direttamente con Tournée e chiamiamo la nostra amica Lucia Russo, che eccola qua. Ciao Lucia! Ciao, ciao, quale onore, Lucia, come stai? Figlia bella! bene, tu, come stai? Benissimo, qui c'è il sole, lì come va? Sì, anche qui il sole, ah, sì, il tempo è bello qui. Da Allora, voi? Lucia, a parte che ti vedo Dimmi. benissimo, raccontaci un po' che succede lì a Tournée di Bello? Adesso per il momento siamo come tutti confinati, quindi ci accontentiamo di guardare quello che succede su Facebook, seguire delle trasmissioni, e approfittare anche del sole in giardino, prendere il Certo. tempo di lavoro Allora, come può. raccontaci un po' la tua bella tournée. Intanto, vabbè, diciamolo, tu ti chiami Lucia Russo e di dove sei? Guarda, per me è stato veramente un piacere essere accolto con questo inno di Tournée, perché sono una tournésienne di adozione, ma sicuramente anche una calabrese, Juana, d'estatura, e quindi una calabrese doc, te rispondo dopo, te rispondo dopo. Guarda, hai intonato benissimo questo inno picardo, che inneggia nelle strade, nella città di Tournée e che viene cantato dalla Compagnia Reale del Cabaret Vallone, che è uno dei più antichi forse perché è nato nel 1907 per volere di Watier e che è nato come un inno anche alla letteratura e alla filantropia. E ancora oggi questo cabaret intona dei canti, dei monologhi, dei poemi che sono infatti scritti in picardo, quindi in dialetto perché vuole ancora tenere in vigore il dialetto che si parla qui a Tournée, della città di Tournée. E in uno dei quartieri più popolari di Tournée, nel quartiere Saint-Pierre, hanno anche dedicato questo monumento Tiralo più su, più alla. su, più su, un pochino più su. Eccolo qui, perfetto. Quindi è stato alla letteratura e alla canzone, quindi della Vallonia. E non per niente questo monumento, che non è altro che anche una fontana, si chiama, non è una parolaccia, ma si chiama Pichou, che infatti Picardo significa piccolo ragazzino che fa la pipì, e si vede infatti questo ragazzo quasi seduto sul bordo della piscina che schizza allegramente i passanti che passano da queste parti. E alle spalle, a ridosso di questa fontana, ci si trova una delle chiese più antiche di Tournée, la chiesa di San Piatone, che è una delle più antiche del XII secolo, ricostruita sui ruderi di una basilica merovingia del VI secolo, anch'essa ricostruita su un luogo di sepoltura del IV secolo. E San Piatone, infatti, era un santo, un missionario che era stato mandato dal Papa con altri missionari per evangelizzare la Gallia, e lui arriva proprio a Tournée e, come un santo, deve subire un martirio e viene decapitato, e con una parte del cranio scorre fino a Seclin, che non è vicino a Tournée ma si trova a qualche chilometro vicino alla Francia, dove lì poi morirà, quindi è una leggenda. E questa chiesa si trova in questo quartiere molto popolare di Tournée, Saint-Pierre. E forse ti sei chiesto perché sono vestita in questo modo. Ecco, non so se riesci a vederla, è la mia sosia, quindi è un gigante, fa parte dei giganti di Tournée, ed è la grand-mère Cucu, quindi la nonna Cucu, perché infatti aveva una fruttivendola, un negozio dove vendeva anche dolciumi, e i ragazzini erano soliti andare a comprare questi dolcetti, queste caramelle, e lei, quando partivano, dava una piccola pacca nel sedere, e quindi era per tutti diventata la nonna, all'epoca la nonna Cucù, quindi era la nonna di tutti i bambini del quartiere. E questo è uno dei giganti che esce a Tournée durante la processione dei quattro corteggi che si tiene nella seconda domenica del mese di settembre, e sfila nelle vie della città. Quindi non so se ci sono riuscita, mi somiglia un po', anche se mi sono fatta un lifting in questi ultimi periodi, quindi ho perso qualche
qualche anno in meno, qualche anno in meno di mostro, quindi. Questo non è solo gigante, come ti dicevo, che sfila nelle vie della città, perché l'anno scorso è stato fabbricato un nuovo, un gigante giovane, che tanto giovane poi non è, eccolo qui, è Clodoveo. L'ultimo, infatti, l'ultimo grido di tournée è un gigante di 4 metri su 100 kg di peso, quindi immagina, per quelli che portano i giganti devono, faticano parecchio a poterlo fare ballare, anche i giganti, e farli sfilare nelle vie della città. E Clodoveo, che è stato il re dei Franchi e che è nato, pochi sanno forse che è nato a Tournai, e ha fatto di Tournai la prima capitale della Francia, era il figlio di Childerico, che è morto e è stato interrato quindi a Tournai. Senti, non so se con Silvia ti ricordi, c'era una pubblicità in Italia che passava pochi anni fa, di quella donna che scendeva e si metteva nella Rolls Royce e diceva: Ambrogio, sì, sento un leggero languorino. Sì. Ti ricordi la, sì, pubblicità dei cioccolatini? Certo. Guarda, io adesso sento un piccolo languorino, o un piccolo profumo che mi inebria, mi acceca la vista. Guarda cosa c'è qui, guarda. Mamma, ma cos'è questa cosa meravigliosa? Sento ananas, albicocche, un misto di pasta di pistacchio e mandorle. L'odore ti butta solamente, guarda. Ma che hai fatto? Il dolce, Lucia? Mi dispiace che non sei qui, perché altrimenti avremmo potuto condividere questo dolce insieme. Che meraviglia. Sarà per la prossima volta quando sarai qui a Tournai. Assolutamente. Lo sai come si chiama questo dolce? No? Questo dolce si chiama Clodoveo, come il nostro Clodoveo, il re dei Franchi. È stato infatti fabbricato dai pasticceri per il 1500 anniversario della morte di Childerico, quindi del papà di Clodoveo, che, come ti dicevo, è stato qui a Tournai, ed la sua tomba è stata scoperta nel 1653 in un quartiere di Tournai, ed è stato seppellito insieme ai suoi paramenti, i suoi gioielli, anche con i suoi cavalli, perché all'epoca per i Franchi Sali si seppellivano i morti con tutti i loro paramenti, e quindi questo ci testimonia ancora di più la presenza e quindi dei Franchi Sali qui a Tournai, della dinastia dei Merovingi a Tournai. Altri eventi che si svolgono a Tournai, posso parlare del Carnevale. Il Carnevale è un evento molto particolare a Tournai, perché non si svolge come negli altri paesi d'Italia, ma alla metà quaresima, quindi 20 giorni prima della Pasqua. È un evento molto importante, perché ci sono molte folle di persone che vengono qui a Tournai, dei carri, delle persone che sono che si mascherano, e sembra che il primo carnevale si risale al XV secolo, anche se poi è stato interrotto per anni, è stato ripreso negli anni 80. E ogni anno c'è un tema diverso che viene stabilito e quindi viene scelto come tema per i vestiti, perché la gente possa mascherarsi. E alla fine di questi corteggi che gira nella città, c'è una tradizione. Dall'alto del campanile, non so se riuscite, se Gesù, riesce un po' okay. Ok, quindi dall'alto del campanile incomincia a radunarsi una folla verso il pomeriggio, verso le 18, incomincia a radunarsi una folla di giovani, ma anche meno giovani, che cominciano a spingersi, che cominciano a sfattonarsi, che si tirano, si sciccano, perché dall'alto del campanile, tieni conto che è il campanile più antico del Belgio, risale al XII secolo e dal 1999 sulle liste mondiali dell'UNESCO, quindi da quei 72 metri, dopo aver scalato i 257 gradini, vengono lanciati quello che viene detto qui il Pichu, è lo stesso nome del ragazzino, è infatti un
fatto in pasta di brioche. Io ho cercato di provarlo, ma purtroppo in questo periodo non si trovano. Invece ho trovato alla pasticceria un coniglietto. Ma tieni conto che la pasta è la stessa, l'impasto è lo stesso e la forma che cambia, perché il pichu è un ragazzino e dall'alto del campanile vengono lanciati questi pichu. E come dicevi, i ragazzi si strattonano, ma anche i grandi, soprattutto si spingono per avere questo trofeo, per acchiapparlo. E quando ce l'hanno sono contentissimi, perché è un trofeo. Per la gente di Tournai è un trofeo avere questo dolce. Ma che meraviglia! Quindi questo campanile si trova sulla piazza di Tournai ed è il simbolo della libertà comunale. È un campanile che è stato costruito nel XII secolo perché Filippo Augusto dà una carta, dà un diritto alla gente comune di costruire un campanile dove possano avere la campana, perché la campana era una possessione della Chiesa, un potere ecclesiastico, e nel XII secolo viene dato anche ai cittadini comuni il diritto di avere una campana che suonerà durante le invasioni, durante gli incendi, quindi è un modo per regolare la vita dei cittadini all'interno della città, visto che la città di Tournai era chiusa anche da una cinta muraria nel XII secolo. Alle spalle del campanile si trova quello che per noi è ancora un altro elemento principale, edificio principale per tutta la Tournai, è la cattedrale di Tournai, che da 2000 è sulle liste del patrimonio mondiale dell'UNESCO. È una cattedrale che è molto particolare, forse l'unico esempio in Europa, perché racchiude una navata romanica e un coro gotico. Quindi è il misto, forse l'unico esempio che abbiamo in Europa di questi due stili racchiusi quindi in un unico edificio. Ed è stata costruita, e questo anche che ha valso uno dei motivi per il quale la cattedrale è stata eletta, è stata iscritta sulle liste del patrimonio mondiale dell'UNESCO, perché nel 99, durante una grande tempesta, una delle torri si è inclinata di 80 centimetri e durante gli scavi hanno trovato dei resti di chiese, di una basilica romana, delle terme, di una basilica dell'epoca merovingia, carolingia anche, e quindi è stato un edificio che è stato costruito e creato sempre per avere un edificio di culto, quindi cattolico. Ed è una chiesa che presenta, una cattedrale che presenta le cinque torri, che sono alte 83 metri ciascuno. È l'unico forse esempio anche di queste cinque torri così alte. Forse l'unica cosa che ho dimenticato di parlare e che aggiungo brevemente è che anche durante il periodo di carnevale anche le statue vengono mascherate. Infatti una delle statue che ti voglio far vedere è questa qui, perché ci sono delle confraternite. E questa è la statua della Naiada, che è stata mascherata dalla confraternita dei diavoli. È una statua che ha causato molto polemica a Tournai nel 1950, quando è stata posta come inaugurazione del ponte, di uno dei ponti che dà accesso alla città, perché era considerata, non so se riesci sì, a vedere sì, qui, sì, 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 è stata realizzata dallo scultore di Tournai Graf, e lui ha preso come modello la sua amica, la sua compagna, e quindi questo ha delle forme, questa statua ha delle forme un po' pronunciate, diciamo, e quindi anche il vescovo dell'epoca non ha più voluto che la processione passasse da lì, perché a Tournai, non dimentichiamole, c'è una processione storica che è la seconda domenica di settembre. Una processione che risale al 1092, anno in cui ci fu a Tournai la grande peste, e che il vescovo dell'epoca, Radbot, decise di instaurare una processione, e questa processione percorre tutte le vie della città ogni anno nella seconda domenica di settembre, e vengono portate in processione questi due reliquari, che sono il primo è il reliquario di Verdun, della Notre Dame, che è stato realizzato dall'orafo Verdun, che era un orafo dell'arte mosana,
il secondo è il reliquario di Sant'Eleuterio, che viene fatto una trentina di anni dopo, quando viene inaugurato il coro gotico della cattedrale. Allora, Lucia, scusa se ti interrompo, ma non abbiamo più tanto tempo, purtroppo. Dimmi, dimmi. No, ti dicevo, scusa se ti interrompo, ma purtroppo non ci rimane molto tempo. Però, a parte Quello tantissimi che ti potevo saluti. rispondere, perché a me è venuta sete, quindi penso che esito tra una birra che ha il birrificio 250 anni, o un aperitivo tunisiano, o una birra di Tunè, non so, perché a me infatti è venuta sete, Che, adesso eh beh, sì, hai vado a prendere. parlato tanto, giustamente ti è venuta sete. Lucia, io devo dirti una cosa: c'è una persona che scrive quanta storia ha il Belgio, e effettivamente di storia lì ce n'è tanta. Stiamo parlando di 2000 anni di storia, no? Per cui chiaramente Lucia sta cercando di correre in pochi minuti per cercare di concentrare il massimo delle informazioni, però ovviamente questo non è possibile. Oggi Lucia ci è venuta a trovare per darci un po' di suggerimenti, così di farci venire un po' l'acquolina in bocca per visitare questa bella città di Tournai. E Lucia, io devo però dirti una cosa, che qui arriva un saluto particolare che ti devo riportare, e io ti dico un nome, io so già che tu saprai chi è, Giusy. Ah, Sorima, ciao a tutti, Sorima. Lucia, vuoi fare dei saluti? Sì, certamente, se posso, sempre. Senti, un saluto carissimo, mamma, ti saluto, ciao, ti voglio bene, mamma, ti vediamo presto. Posso ancora salutare zia Turia, zia Peppina e zia Concetta, che mi sta guardando. Ciao, Massimona, ciao, pure a Fratima, ciao. Lucia, sei Ciao. stata meravigliosa, io davvero ti ringrazio Ciao tanto. ragazzi, ci vediamo presto. Ci sentiamo e ci vediamo presto, senza però prima non dire che per chiunque volesse, e io spero tanti, andare a visitare Tournai ed avere come accompagnatrice, come guida turistica durante la loro visita a Tournai, Lucia, può contattare l'ufficio del turismo della Vallonia in Italia, che provvederà a mettere in contatto Lucia con voi. E per Sì, quanto facendo riguarda un noi, riferimento. Lucia, aspettami, perché E appena anche mi con fanno una uscire da casa, persona. arrivo. Arriva, ti mando un pezzo di dolce e una birra col drone, con l'elicottero, Ciao Lucia, grazie, un abbraccio. A presto, ciao Lucia, ciao. Eccoci qua. No, vabbè, Lucia mitica. Vedete quante ne sa, come si dice dalle nostre parti, mi si è stortata la maglietta. Quante ne sa, quante ne sa. E che, grazie al cielo, abbiamo una guida turistica. Vedete che in Vallonia è pieno di guide turistiche, non che parlano italiano, ma che sono italiane. E questo ha una spiegazione, come abbiamo già raccontato altre volte, perché nel secondo dopoguerra c'è stata una forte emigrazione di italiani in Belgio per il lavoro, e oggi ci ritroviamo con la seconda, terza generazione, e molte di queste persone lavorano nell'industria turistica. Per cui siamo anche fortunati noi italiani di andare in un paese vicino, raggiungibile in macchina, soprattutto dall'Italia. Per cui se state pensando al dopo, alla fase 2, 3, 4, pigliate la macchina, prendete la macchina come faremo noi, come abbiamo già fatto noi più volte, ingranate la prima, seconda, terza, quarta e quinta e arrivate in Vallonia, che è davvero vicina e ha da offrire un sacco di cose. E poi in estate è meravigliosa, con tutte queste fioriture, ragazzi, che ve lo dico fare. Cominciamo a cucinare, sennò qui si fa tardi, come si dice. E intanto cerchiamo anche di capire se nel frattempo Marco è riuscito, riesce a raggiungerci per la ricetta. Allora, in un tegame dobbiamo mettere prima di tutto il burro con le cipolle a rosolare. Per cui adesso accendete il fuoco, cominciamo a parlare di cucina, e vi ricordo che stiamo cucinando la carbonade alla tournaisienne. Voilà. E allora, aspetta che metto a favore di camera. Ok, allora il burro, intanto si è anche un po' sciolto, meglio così si lavora meglio.
il burro e insieme al burro le cipolle che devono imbiondire. Ok? Voilà. Burro, cipolle che devono imbiondire, strofinaccio per pulirsi le mani e a farle appassire. Quindi le cipolle, aspettiamo che si sciogli un attimo il burro. Nel frattempo vi procurate anche un tegame, una padella, e nel tegame che cominciate ad accendere, voilà, dovremo far rosolare la carne. Per cui, allora, qui intanto, quindi io comincio a scaldarlo così il tegame è caldo, perché sapete che per far rosolare la carne, cioè per sigillarla e fare in modo che non perda i propri sapori, la temperatura deve essere molto alta. Allora, qui le cipolle, buonanotte, l'ho dette tutte. Il burro sta friggendo, ho messo dentro le cipolle, adesso queste cipolle dovranno appassire. Nel frattempo, tegame caldo. Allora, la carne, guardate il mio spezzatino, che meraviglia. Deve essere uno spezzatino di manzo, ma deve essere una bella polpa magra, eh? Questo dovremo adesso metterlo nel tegame assieme ad un filo d'olio, ma proprio giusto un filo, solo perché non si attacchi sul fondo. Quindi fate girare il filo d'olio, wow, voilà. E a questo punto dobbiamo mettere la carne a rosolare, cercando di muoverla spesso, perché non si attacchi solo, o perché non si cuoce solo da una parte. Adesso io faccio ancora scaldare un attimino il calore. Ricordatevi che questa ricetta dovrà cuocere almeno 2 ore. Intanto, mentre cucino, io vi racconto anche un'altra cosa. Silvia ha nominato nei dintorni di Tournai la città di Hatt, scritta Hatt, che è molto carina, ma poco distante da Hatt c'è un'altra attrazione che assolutamente vale la pena di visitare, che si chiama l'ospedale di Notre Dame à la Rose. Non è un ospedale, è stato un ospedale, era un ex ospedale, a comunità autarchica di suore che crearono un ospedale, ma stiamo parlando, se non sbaglio, del XVI-XV secolo. E fu una comunità autarchica, pensate, crearono questo ospedale che lavorò fino agli anni 80 del XX secolo, Notre Dame à la Rose, Nostra Signora della Rosa, sostanzialmente, ed è molto bello andarlo a visitare perché è tutto rimasto intatto, per cui si visita tutto quello che queste suore facevano per assistere le persone. E danno ancora tutti gli strumenti, c'è addirittura la farmacia interna con i vecchi alambicchi, ed è un posto dal fascino incredibile. Tra l'altro c'è una ottima assistenza per i visitatori italiani, per cui andate. Per quanto riguarda il castello di Louvigny, di cui ha parlato Silvia, aggiungo io, scusate, adesso farò un po' di rumore perché la carne è fritta e devo girarla spesso, eh. Aspettate, adesso ve la racconto un attimo, che non si deve assolutamente attaccare, ma deve sigillare la carne. Wow! Adesso finirà di friggere, finirà di fare rumore e vi posso raccontare una cosa. Il castello di Louvigny, Louvignies, andatelo a cercare, è molto particolare. Intanto è ancora abitato dalla baronessa dell'Illegale Saint-Pierre, che vive nel castello e che accoglie gli ospiti. Ma la cosa interessante è che la baronessa ha trasformato il castello in una sorta di castello di Downton Abbey, per cui 2 o 3 volte l'anno organizza degli eventi ispirati a Downton Abbey, e se andate a vedere sul sito del castello troverete anche un trailer dove vedrete che la protagonista del trailer è una signora bionda molto bella, che è la baronessa appunto, non è un'attrice ma è proprio lei, che organizza questi happening, queste scene in stile Downton Abbey, dove gli ospiti devono rigorosamente vestirsi in stile anni 20. Vengono accolti, fanno il giro del castello, fanno la scena con la servitù, ma c'è tutte le dinamiche di Downton Abbey, per cui è una cosa molto particolare. La signora, la baronessa dell'Illegale Saint-Pierre, è una filantropa e lavora tantissimo per mantenere in vita il castello. Io vi ricordo che
adesso l'abbiamo accennato così, ma ve la ricordo e ve la butto lì. Sappiate che in Vallonia ci sono oltre 900 castelli e di questo parleremo tra due venerdì con Silvia, per cui non anticipo troppo, però vi dico che questa regione di Tournai è meravigliosa, tutto quello che c'è attorno alla città, oltre alla città stessa, che è veramente molto bella. Ha questa Grand Place che, per chi è stato a Bruxelles, è molto simile alla Grand Place di Bruxelles, piena di vita, piena di bar, piena di movimento, tanta musica, una esperienza meravigliosa. In estate, poi ragazzi, ve lo dico, in estate, primavera, estate, per cui sappiate che noi siamo andati, la fotografia a cui faceva riferimento Silvia sono dello scorso settembre, eravamo lì insieme, insieme a tanti altri amici che vedo che ci stanno seguendo. E vi assicuro che è stata un'esperienza meravigliosa. Allora, intanto la mia carne si sta rosolando, facciamo vedere qualche immagine. Qui abbiamo la carne, vedete che si sta sigillando. Di qua ci sono le cipolle che stanno appassendo, non debbono bruciare, ma debbono solo appassire, mi raccomando. Per cui giratele, non si devono assolutamente cuocere troppo. Voilà, adesso poi abbasserò un po' il fuoco. E alla carne, quando sarà ben rosolata e ci siamo quasi, andrò ad aggiungere la farina, ok? Che andrà praticamente a cuocersi anzi, lo vado a fare subito, cuocerà nella carne, cioè con il sughetto che c'era sotto tra l'olio e il liquido che ha rilasciato la carne verrà tutta, come si dice, insomma, la carne si infarinerà. Non mi vengono i termini, ma voi avete capito. Bene, a questo punto cosa faccio? Aggiunto la farina, adesso la carne si è infarinata, come si dice? Si è infarinata, si è impanata nella farina, va bene, anche se non è pane. A questo punto metto la carne insieme alle cipolle. Voilà, ok. La padella non la metto ancora a lavare perché adesso farò la sgrassatura della padella. Comunque metto la carne nelle cipolle, mischio, ok, facciamo così, aggiungo sale e pepe, un bel po' di sale, in questo caso ci va perché dobbiamo dare sapore, eh. Sale. E giriamo, voilà, opa, abbassiamo un po' il fuoco. Mi vedete, vero? Sì, state guardando, sì, vedo che state seguendo, bravi. Poi mettiamo del pepe, voilà. Ragazzi, che profumo, non avete idea. Allora, tanto, ok, il pepe. Aggiungiamo il timo, io faccio così, ci vuole un po' di timo, eh? Ricordatevi che noi adesso siamo in fase di precottura, perché poi questa dovrà cuocere oltre 2 ore nella birra. Quindi questa è solo la prima fase di rosolatura degli ingredienti basi. E l'alloro, che meraviglia! Lo spezzetto dentro, l'alloro, sono 2 o 3 foglie di alloro, a seconda delle dimensioni, lo spezzettate dentro. Sapete che l'alloro darà un profumo meraviglioso a tutto e un sapore anche, ovviamente. A questo punto, mentre qui va, cuoce un pochettino, si mischiano ancora questi ingredienti, prendono i vari sapori, io riaccendo la padella di prima, ok, dove vado a versare un quarto di bicchiere d'acqua insieme. Allora, no, niente, verso solo l'acqua e cerco di sgrassare la padella. Dovrei cercare la padella, non so dove ho messo, vabbè. Comunque sgrasso la padella, nel senso che quest'acqua tirerà via il fondo di cottura. Ok. E questo liquido che ricavo dalla padella, quindi dopo aver sgrassato la padella con dell'acqua, lo vado ad aggiungere alla carne che sta cuocendo. Voilà. Ok. Wow.
senti che profumo che hai su, e girare, girare, tournée, tournée. Ok. E a questo punto, ragazzi, siamo arrivati praticamente alla parte finale, dove dovete aggiungere la vostra birra, la nostra birra, per cui guardate, stiamo parlando di circa un litro di birra, io mi sono procurato scura, mi raccomando, tournée scura, sono circa 7 gradi, non vi dico il profumo, e adesso il fuoco dovrà essere messo molto 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 basso. Io vado ancora ad aggiungere birra e poi me ne lascio un pochino, non la verso tutta quanta adesso, eh. Adesso questo dovrà cuocere praticamente tra le 2 ore e le 2 ore e mezza a fuoco bassissimo, per cui dovete abbassare al minimo il fornello. Voilà, ma proprio basso basso basso, perché verrà fuori uno stracotto. Mettete un coperchio, lasciate uno spiffero, anzi possiamo anche... Siamo caduti, siamo ancora qua, scusate, spero che mi stiate ancora seguendo, perché quando arrivi verso l'ora cade la diretta. Ci siete, mi state seguendo? Pronto, 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 c'è, ricollegatevi, io intanto aspetto, perché dopo un'ora cade. Ci siete? Allo? C'è nessuno? Ci siete? Guarda se andando sul mio profilo mi vedi? Sono in diretta? Ci sono? Ok, scusate, ma purtroppo la diretta cade se andiamo troppo lunghi con i tempi. Io la riprendo da qui. Eccoci, vedo che qualcuno si sta ricollegando. Allora, stavo dicendo che ho messo sul fuoco la nostra carne che sta cucinandosi. E niente, a questo punto, se Marco è pronto, io andrei a chiamare Marco. Vi spiego che cosa è successo. È successo che stiamo andando lunghi con i tempi della diretta. Le dirette Facebook non possono in genere durare più di un'ora e quindi c'è stato un problema di taglio di Facebook. Adesso stiamo recuperando. La carbonade alla tournésienne è sul fuoco, per cui sta cuocendo. E vi ricordo che stavo dicendo che deve cuocere almeno 2 ore e mezza, per cui sono le 18:30, per cui verso le 20:30, 20:45 dovrebbe essere pronta. Per cui a questo punto, se siamo pronti, possiamo chiamare Marco. Buonasera. Ciao Marco, ci sei? Aspetta che so che non mi vedete, ma... No, non ti vediamo, adesso lo cerchiamo di vederlo. Giuri che appari, sì. Ok, ci sei, eccoti. Ciao Marco. Ci sei? Ecco. Bene, tu come... Abbiamo risolto, Marco? Non proprio, comunque. No, no. Poi ci sentiamo e me lo spieghi a parte. Esatto. Ok, allora. Andiamo a fare questo fantastico cocktail che prevede avere il gin, questa diciamo, come abbiamo detto? Il mandarino, lo liquore al mandarino. Esatto, lo zucchero liquido, sì. E la cannella. Io cosa ho fatto lo zucchero liquido con la cannella. Ok. E poi l'arancio, ovviamente. Quindi, mettiamo ghiaccio al bicchiere. Vorrei farti notare quanto sono poco egocentrico il bicchiere con la M. Però, iper personalizzato. Esatto. Aggiungiamo il nostro cognac al mandarino. Ok. Contiamo circa, io l'avevo già preparato prima, ma contiamo circa fino a 6, diciamo. Sì. Ok. Aggiungiamo gin fino a 4, contiamo. Poi un pochino di zucchero, scusatemi che la cannella che è rimasta secondo, un pochino di zucchero alla cannella, diciamo un goccino, eccoci qua, e lo chiudiamo spremendo l'arancio fresco. Questa.
Ora giriamo il tutto. E ce lo gustiamo. Salute! Salute Marco! Com'è? Buonissimo. Meraviglioso. Perfetto. Come sempre. Grazie Marco, a domani, buona grazie, serata. Ciao, ciao. Bene, allora dobbiamo cercare di accelerare, altrimenti stiamo veramente sforando con i tempi. Vi ricordatevi che la carbonata alla tunisiana deve cuocere 2 ore, 2 ore e mezza, per cui io a questo punto vi dico solo che la ricetta di domani sarà uno spezzatino di maiale alla paprika. Gli ingredienti ve li ricordo domani mattina nella diretta che farò molto presto, così avrete il tempo di fare la spesa. E quindi a questo punto io vi vado a lasciare, ma senza però prima ricantare quello che è l'inno nazionale di Tournai, ovvero Le Tournaisiens sont là, et donc j'invite tous les amis qui nous suivent de la ville de Tournai ou quand même de la Belgique à chanter avec nous Le Tournaisiens sont là, l'hymne national de Tournai national. Citoyen. L'orella di le garde della France col caporal s'apprête à buguer. Son tournasus, non lo si d'ordonnance, dit dans l'ami, qu'on peut bien bien mâcher. Non aime de camp, seul tourne en tout d'un traque, prévoyant en léon, et puis les gens comme chat. Sa majesté, on peut donner l'attaque, on peut mâcher, les tournésiens sont là, on peut mâcher, les tournésiens sont là, on peut mâcher, les tournésiens sont là. Tra la la la, tra la la la, tra la 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 la, pa pam pa pam. Certains éclate la Belgique, tout un bien bon à Bruxelles à la volée, à pied qu'on veut, on en faisait un trafic, autour du pas, le germe est embusqué, les braves sont, ils viennent des gens les fâches, on demandait, moi je pense que c'est la vieille qu'elle vient se voir, et on dit ce nous sommes un clash, nous sommes sauvés, les Tournaisiens sont là. Nous sommes sauvés, les Tunisiens sont là, nous sommes sauvés, les Tunisiens sont là. La 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 la. Et si plus tard il faut donc en remanche, au lieu de pire, un belge se rend prouvé, qu'il souffle du pont, que dire prestage fait manche, mais en bas le chat, faudront nous tuer. Et pour nos rois, au nom d'où tu yaches, diram sa fin, l'ennemi dès là-bas. Et si je voudrais, de trouver ta cage, on sentira que les Tunisiens sont là. On sentira que les Tunisiens sont là, on sentira que les Tunisiens sont là. La 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 la